Dunque, è passato un pochino di tempo dall'ultima clip che avete visto. Sono sovraesposto. Oggi abbiamo un compito molto importante, Matte. Eh già, dobbiamo portare il motore da Angelo ad Abimoto. Sono le 6, passeremo tutta la serata in compagnia di Angelo e in compagnia di questi spiacevoli pezzi qua, tutti arrugginiti. Caricheremo nella Yaris il motore, il cambio, la trasmissione e alcuni altri pezzettini non identificati per capire come gestirli, perché Angelo lo sa e noi no. Recensione Yaris Hybrid, ragazzi, giudicate voi. È un SUV. Andiamo. Ragazzi, benvenuti da Abi Motors. Mamma mia, subito. Ciao Angelo, buonasera. Ciao, buonasera ragazzi, buonasera. This is forever. And there will be no surrender. Andiamo dentro. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. No surrender. It's forever. Ma ragazzi, ma qua c'è un po' di tutto, bellissimo. Guardate qua. Boxer ovunque. Boxer. R80, R90, R100. Tutto. Mamma mia. Qui un R90. Wow. Scusa da Dio, complimenti. È l'oasi per i vostri BMW. Venite a trovarci. Lui è il terzo uomo di oggi. Lorenzo, scusa. È perché io sono il quarto che di solito faccio il video e sono poco utile. Lui è il terzo uomo di oggi. Ciao a tutti, Lorenzo. Ci darà una mano. Adesso Angelo si scatena. Cos'è? No. Muschio. Figa. Oh my god. Angelo, ma un R100 usato che hai da buttare? Mi nessuno se ne accorge, Mi sei iniziato a informare che 65 non va neanche a spinta. No, 40 cavalli, raga. Però sono teneri. Ma non mi sembra bruttissimo comunque questo, No, da questo lato questo. Peggio quello di là. Peggio di là. Infatti l'acqua l'ha presa di qui la moto. Era girata. Perché era girata, è vero, dall'altra parte. Qua stiamo già preparando le scatole contenenti tutti i pezzi che andranno poi puliti con gli ultrasuoni. Com'è? Se non ha girato senza olio. Non sembra grippato. Allora, se non ha girato senza olio non è mai male, però rigature ne ha. Cioè qui bisogna cercare, appunto, una volta lavato per bene, cercare di capire in che stato è. Non è male, potrebbe sembrare, ma non è male. Topi non ce n'è, quindi. Bellino, cazzo, è la prima parte pulita che vedo. Guarda le rondelline belli. E con la sola forza del vostro dito, eccolo, vi tireremo via il pistone. La tana della Pantegana. La Pantegana no, perché è un po' grossa, castrata dentro. Sei incastrata, è nata dentro e non riesci. Bravo. Non mi ripeto io. 800. Non mi ripeto. Un pensiero personale? No. Dai, raccontaci. No, mi astengo da... 800 euro avresti potuto spendere in una maniera diversa e sicuramente molto più divertente. Da qualche goccia da qua, perché... Lo vedo piuttosto asciuttino. Che minuscolo il filtro. No, beh no. No, 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 per l'epoca era un bel filtrone. Ah, quello della 2 solo. Sì, che poi è uno unico, Niente Pantegana. Ah, quella era una guarnizione? Guarnizione, non era. È la guarnizione. Di vero sughero tedesco. La succhiarola. È da dove praticamente la pompa dell'olio aspira l'olio dalla coppa, cerca di iniziare a filtrare, diciamo, la prima quantità di olio viene filtrata da qua. Volano, alleggerì. Qui abitava il ragno. Cos'è? Fa vedere. Abitava il ragno qua. Il mio amico. Come cazzo ha fatto ad arrivare lì? Si è infilato in qualche pertugio. E questo è l'albero a camme. Ma che bellino. Com'è, massacrato? Non c'ha proprio niente, guarda.
Bello, al par neuf. Ok, detto in italiano. Praticamente 65 è la canna che è più piccola, mentre invece, se tu immaginati di vedere senza questo anello, lavora direttamente su qua. Quindi ha un diametro maggiore, certo. Il maggior diametro determina l'800, perché la corsa della biella è la stessa. Quindi il diametro aumenta la cilindrata, la corsa resta quella lì. E monti il cilindro pistone più grosso. Ragazzi, la questione è importante. Potremmo fare l'aumento di cilindrata? Vediamo. Può arrivare massimo, come avete potuto sentire, da 650 a 800. Dobbiamo trovare il motore di un R80 usato da qualche parte. Giustamente, bisogna pur carburare, no? In qualche modo. Benzina. Sì, scusate, io già avevo avuto. Scusate, sono sì. Un po' grezzo. Ne abbiamo visti di peggio. Bella, mi piace questo. Positivo, sempre bisogna essere positivo. Non mi viene male solo a pensare tutti i pezzettini in giro. Questo lo stai filmando, poi ti devi ricordare dove vanno. Eh certo, perché poi io l'ho detto io a... Io sono stato molto chiaro con Cristiano, io non lo rimonto, eh. Malate! Qui? Qui acqua dico ce n'era purtroppo, perché come ben sappiamo la birra non... l'acqua fa la ruggine. Certo, certo. Sì, mi fa impressione, solo l'idea di uno che l'ha progettata nell'88. Sì. Il cambio arriva da prima, questo qui, esatto. Questo è un cambio che arriva dall'81. Perché questo qui c'è i capelli. Cioè? Questo qui viene chiamato, allora no, in realtà che ha i capelli è una battuta, quello calvo sarebbe quello di quella moto là. È lo stesso cambio. Però quello lì non nuovo. Quindi è calvo. E questi sono i capelli. Questi i capelli capito. Come modi di... In realtà non si dice che questo è calvo, si dice che quello là è calvo. Perché non ha quelle nervature qui. E allora molte volte per stabilire che tipo di cambio hai su, dici ma qual è il su, quello calvo? Almeno stabilisce anche che moto è. Quindi le condizioni del cambio alla fine sono buone. Ogni tanto ci sono anche belle notizie, ragazzi. In realtà, pensando come era conciata la parte esterna della moto, sono quasi sorpreso. Alla fine, sì, c'è un po' di caffè sopra un pistone, però è buono. Questo cambio ha fatto veramente pochi chilometri. Peccato che sia entrata dall'acqua lì, che poi puliremo naturalmente. Ma peccato, ma ha fatto veramente pochi chilometri. Che gioia, il primo complimento per c'è questo motore da buttare via però. Dovete buttarlo via stasera questo. Dobbiamo fargli un segno perché sennò poi magari viene cambiato e non si ricorda. Ricordiamoci che questo ha i capelli, prima che ci dà un calvo. Sì, ok. Piccola pausa, andiamo a mangiare una pizza qua vicino e torniamo poi subito in officina. E qua si carbura con un bel panozzo. Buon appetito. Buon appetito anche a voi, poi carburatori. Buon appetito. Poi carburatori. No. Ascolta. Ragazzi, mangiato abbiamo mangiato da Dio, devo dire. Adesso ritorniamo in officina. Abbiamo un po' carburato. Siamo giusti, abbiamo un po' un bambino, ma è giusto così. Ora passiamo alla parte del cardano e ai carburatori. Non c'è intenzione. Posso aiutarti in qualche modo? No, la fatica aguzza l'ingegno. Eccolo. Come funziona un parastrappi dell'arbitro di trasmissione? Allora, uno, molla. Questo calletta sul mille righe. Mille righe, dismille righe. Ok. Questo qui praticamente è montato qua. Lo infiliamo, ok. Sì. Questa è la campana mille righe che va dall'altra parte là, sì. Su sulla coppia conica. E praticamente quando supporta lo sport, adesso la molla noi non potremo comprimerla perché ha una forza micidiale. E praticamente quando da qui il cambio dà la sua trazione, praticamente vince la forza della molla. Lui riesce a compensarla. Vince la forza della molla e fa quell'operazione qui. Quindi ha un parastrappi in trazione e in rilascio. Questa è la funzione del parastrappi qua sull'albero. E molte volte appunto li trovi estremamente consumati perché chilometricamente qua, questo è il punto però. Di contatto, è bellissimo questo, il punto di contatto che è questo il punto di contatto, certo. E questo è il parastrappi, vince la forza di quella molla qua che chiaramente è impossibile comprimere, ma se ragioniamo sulla coppia, la schiena che ha quel motore qua, veramente
riesce a spingerla. Considerando il fatto che la molla è uguale per tutti, cioè non c'è una molla per il 65 e per l'80 per il 100, la molla è quella. Quindi la forza che fa è sempre quella. E quindi questo va con le stampi. Questa è la crociera dell'albero, che è perfetta. Quell'albero qui non ha veramente viaggiato. Bello. Bene. Bello davvero. Lorenzo, scusa, abbiamo bisogno di un albero? No! La telecamera è spenta. Già che esce la polverina è buona. Beh, guarda che c'era qua dentro. Oh zio, madonna. Madonna. No, non è vero. Cos'è? Cocaina. Vi consiglio di non respirarlo. Ma ecco. Cos'è? Come suggerisce Angelo, meglio non respirare. La domanda è, ma che cos'è esattamente? Pablo Escobar è passato da qua. Che schifo. Da tutte le parti la nascondono. Oh, ma sono proprio bravi. Minchia, non viene mica. No, non molla mica. È talmente ossidato. Eccolo. Adesso sì, Lo senti che inizia a cantare in maniera diversa. Madonna. Ma cos'è? Ma non è vero! Qua, cioè. Ma che assurdo! Ma dire recuperabile c'è poco. Ma mi sa che vado su eBay e li compro usati, raga. Ragazzi, siamo arrivati al primo vero cavillo di questa moto. Purtroppo i due carburatori sono veramente messi male. E sì, conviene pulirli, vediamo come verranno, perché tanto una volta che mandiamo tutto da lavare non cambia se mettiamo anche loro dentro. Però iniziamo a informarci su eBay quanto costano due carburatori usati. Dopo quasi 5 ore di lavoro possiamo ritenerci soddisfatti. Abbiamo sistemato tutti i pezzi dentro le scatole per classificarli in base alle diverse cose che bisogna farli, tipo questi da pulire, zincature, non zincature, eccetera eccetera, ricambi vari, che poi tra l'altro tu devi farmi l'elenco, mi raccomando. Assolutamente. Mi farei spendere tanto? No, vedremo, raga. No, io ti faccio l'elenco, poi decidi tu. Poi decido io, o BMW o non BMW. Ragazzi, complimenti. Oggi andiamo a letto felici. Oggi sì. L'abbiamo fatto anche prima di quello che pensavamo. Sì. Perché mezzanotte e... Mezzanotte meno 10. E siamo in bolla, come si suol dire. Esatto. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao, alla prossima. No, 5. Ah, 5. Ma è qui. Al prossimo episodio. Sono le 5 e mezza. No, che cazzo dico. Sono le 6. Eh? Sul serio? Questa casa sta lì? Sai che non lo so mica. Boh. Stai lì, bastardo. Vabbè, possiamo fare un bel tavolino in ogni caso. Era il motore di un Ducati 916 abbandonato. A un certo punto, non sapendo cosa fare, ho detto va bene, faccio un bel tavolino. E ho fatto un bel tavolino in vetro. L'ho svuotato, ho rimesso insieme il motore, gli ho fatto un bel supporto e ci ho messo un tavolino in vetro. Bellissimo. Poi un amico, che non faccio nome perché poi vabbè, mi dice cazzo bello, non dai, ma che prendi, tanto non so cosa farmi. Lo stesso tavolino l'ho visto a Verona, alla fiera di Verona, l'ho guardato, ma è il mio tavolino. No! Era in vendita a 1200 euro. Ecco. Bravo. Hai cucinato la pizza con questa affare? La pizza sgelata, la... Non ci credevo nemmeno io, poi mi ha detto prendi il ponte e cucinare la pizza. Pizza sgelata, da fuori dal congelatore. Figata, raga. Bello, bello. Chiamate davanti alle videocamere, si sente male. Sempre. No, perché non... Dai, ma... Somebody go get on the coke, you know I got all that anthem. Come back in with the call to Adderall. Got anthems and bands with masters getting them rights like my name was Miranda.